Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale regionale di Toscana TV. Avete visto e sentito i titoli del nostro sommario. Apriamo con una ricorrenza particolare. 28 anni fa, alle 1:04 della prossima notte, esplose la bomba di Cosa Nostra di fronte all'Accademia dei Georgofili. 5 morti, 48 feriti, immane tragedia che Firenze si prepara in questo modo a ricordare. Vediamo l'apertura. Era la notte tra il 26 e il 27 maggio del 1993, quando un boato spaventoso all'1:40 squarciò il silenzio delle tenebre a Firenze. Una strage che ha segnato uno dei momenti più bui della recente storia, con l'esplosione di una bomba per mano di Cosa Nostra nel cuore di Firenze, nei pressi della storica Galleria degli Uffizi, in via dei Georgofili, provocando la morte di 5 persone e il ferimento di altre 48. I danni furono ingenti, tra cui anche il crollo della Torre dei Pulci. L'attentato danneggiò gravemente anche alcuni ambienti della Galleria degli Uffizi e del corridoio Vasariano. Il 25% delle opere fu danneggiato. Firenze, come tutti gli anni, ricorda quella strage con tante iniziative, a cominciare dal minuto di silenzio osservato dal Consiglio regionale della Toscana. All'auditorium di Sant'Apollonio un convegno per chiedere chiarezza, poi un collegamento in streaming da Palazzo Vecchio in attesa dell'1:40, quando verrà depositata una corona di alloro sul luogo dell'attentato. Ci allontaniamo di poche decine di metri proprio da quella via dei Georgofili, andiamo alla Galleria degli Uffizi, dove questa mattina un fumo intenso si è sprigionato dalle canalizzazioni dell'aria condizionata. Il pubblico presente all'interno del grande museo è stato evacuato, poi la situazione è tornata abbastanza tranquilla. I particolari con Dario Baldi. Un malfunzionamento dell'impianto di raffreddamento e riscaldamento ha causato una densa colonna di fumo sopra gli Uffizi questa mattina. Una mattinata decisamente appunto convulsa, con tanto di evacuazione precauzionale del museo, che ha messo in strada turisti e curiosi che hanno riempito lo spazio dietro alla fettuccia posta dalla municipale. L'allarme è scattato intorno alle 10:20, quando da Piazza della Signoria, dove si stava svolgendo una manifestazione sindacale, sono passati due mezzi dei vigili del fuoco a tutta velocità. La Toscana ha raggiunto poi gli Uffizi poco più tardi. Vedere i pompieri passare a tutta velocità nella bellezza di Firenze ed entrare negli Uffizi fa sempre impaurire tutti. Per fortuna l'intervento si è concluso e la situazione è tornata sotto controllo, con un grande fumo che usciva da una canna fumaria posta in via dei Georgofili. Più tardi è uscito anche Heike Schmidt, direttore degli Uffizi, che ha mostrato un discreto sorriso sotto la mascherina. Alla fine sono intervenuti quattro mezzi dei vigili del fuoco, l'esercito, i carabinieri e la polizia municipale, che ha disperso ovviamente la folla presente dopo l'evacuazione e ha reso ovviamente sicura Andiamo a Prato adesso, dove proseguono le indagini sulla morte sul lavoro di Luana D'Orazio. Oggi è stata la giornata di un nuovo sopralluogo all'interno dell'orditura di Oste di Montemurlo. I particolari ce li spiega Nadia Tarantino. Per ricostruire la dinamica dell'infortunio costato la vita a Luana D'Orazio, la mamma di 22 anni morta lo scorso 3 maggio nella fabbrica in cui lavorava come apprendista, l'orditura Luana di Oste, servirà a convocare i tecnici della Karl Mayer Textile Machine Fabric, la casa costruttrice del macchinario. Oggi i consulenti nominati dalla procura, dai due indagati, la titolare dell'azienda Luana Coppini e il manutentore dell'orditoio che ha agganciato e trascinato via l'operaia Mario Cusimano, e dai legali che assistono la famiglia D'Orazio, si sono dati appuntamento per avviare la perizia utile a mettere in fila tutti i tasselli della tragedia. Secondo quanto trapelato, l'orditoio sarebbe stato avviato e sarebbe stata scaricata la registrazione delle fasi di lavorazione delle ore precedenti all'incidente. Una registrazione fatta di codici che necessitano di una lettura e di una interpretazione precise, che probabilmente solo i costruttori sono in grado di restituire. Si tratta di accertare la fase esatta della
della lavorazione quando la giovane è stata risucchiata, eventuali anomalie nel funzionamento, la velocità con cui l'orditoio stava operando e se davvero, come sostiene la procura dal primo momento e come viene contestato agli indagati, siano stati fatti interventi per consentire al macchinario di lavorare anche in assenza delle cautele antinfortunistiche. In particolare gli investigatori parlano di saracinesca alzata e quindi di mancanza di una barriera tra l'operaia e il macchinario in funzione. Intanto è previsto nei prossimi giorni l'interrogatorio del manutentore che si è detto disponibile a rispondere alle domande degli inquirenti che hanno già sentito i colleghi della vittima, che hanno raccontato le modalità con le quali gli orditoi e gli altri macchinari venivano messi in funzione e fatti lavorare. Troppi incidenti, spesso tragici, sul lavoro e da allora c'è stata una nuova manifestazione per stigmatizzare il problema proprio della sicurezza sui posti di lavoro. Vediamo. Più sicurezza sui luoghi di lavoro, e questo è il monito che esce da questa mattinata, da questo flash mob richiamato dai sindacati. È cominciato intorno alle 9.45 di questa mattina, come avete visto i caschetti gialli, più sicurezza nei luoghi di lavoro. È intervenuto anche il sindaco Dario Nardella, sono intervenuti tutti ovviamente i massimi esponenti delle sigle sindacali fiorentine e toscane per richiedere sicurezza anche dopo tutto quello che è successo e anche dopo l'incidente di cui Firenze è stata protagonista negli scorsi giorni, là sui cantieri propedeutici alla tranvia. Una giornata per richiedere sicurezza e insicurezza. Anche oggi sono in discussione, per esempio, il decreto semplificazione. Temi come l'appalto, il subappalto, le deroghe alle normative oggi in essere. Noi siamo estremamente contrari perché queste sono linee che ancora una volta vanno contro, a nostro avviso, alle necessità di sicurezza e di garanzia dei lavoratori sul posto di lavoro. Noi siamo qui appunto per dare voce a questo problema che sta diventando veramente imponente, perché nell'ultimo anno sia gli infortuni sul lavoro che gli incidenti mortali sono aumentati in maniera esponenziale. Sono sicuramente due fattori, il primo è quello della precarietà del lavoratore e della lavoratrice, è ricattabile. Il secondo tema è sicuramente laddove ci sono la frammentazione della filiera della produzione. Noi abbiamo questa opportunità storica, pensate, 210 miliardi di opere che serviranno al paese, le infrastrutture, le ferrovie, le metropolitane, i ponti, i giardini, i parchi, innovazione digitale, le scuole, però è necessario che questa occasione storica sia anche vissuta, gestita come un modello di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Però purtroppo è arrivata un'altra notizia di un incidente mortale avvenuto a Castiglion della Pescaia, in provincia di Grosseto, sulla strada delle Collacchie. Un operaio di 44 anni che stava lavorando in strada è stato investito da un furgone che era parcheggiato e si sarebbe mosso dopo essere stato urtato da un'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato più niente da fare. Restiamo in cronaca perché saranno eseguite domani le autopsie sui cadaveri delle tre persone decedute il 20 di maggio nell'esplosione di una villetta a Borgo di Dudda nel comune di Greve in Chianti, in provincia di Firenze, come vedete dalle immagini. Nell'inchiesta della Procura di Firenze, nella quale si ipotizza il reato di omicidio colposo, al momento non ci sarebbero indagati. Ricordiamo che nella esplosione hanno perso la vita un uomo di 59 anni, la sua compagna, anch'ella 59enne, l'ex marito della donna di 64 anni. Adesso, come sempre, al nostro giornale uno sguardo ai numeri dell'emergenza coronavirus oggi in Toscana e a livello nazionale. Partiamo con i nuovi positivi, che sono stati 258 nella nostra regione, ieri erano stati 215. Totale nazionale 3.937, con un aumento di oltre 700 unità, però a fronte di molti tamponi eseguiti. Uno sguardo a decessi e terapie intensive: decessi 11 in Toscana, ieri erano stati 7, 121 a livello nazionale, ieri 166. I ricoveri in terapia intensiva sono 130 in Toscana, 1.278 in totale, con un meno 45 rispetto alla giornata
di martedì. Nessuna delle province toscane è in tripla cifra, soltanto Firenze ha un più 82, ma in netto decremento rispetto ai giorni scorsi. Infine, la campagna vaccinale. Attualmente in Toscana sono stati vaccinati oltre 1.900.000 persone, un totale nazionale di 32.038.000 unità. Questa dunque la situazione sul fronte del coronavirus. Adesso andiamo ad occuparci ancora di cronaca, perché ci sono degli sviluppi particolarmente importanti sull'inchiesta per i resti umani ritrovati all'interno di 4 trolley di fronte al carcere di Sollicciano. I legali di Elona Calescia, la 36enne albanese accusata del duplice delitto dei coniugi Pascio, i cui resti umani sono stati ritrovati nelle 4 valigie rinvenute in un podere davanti al carcere fiorentino di Sollicciano, duplice omicidio risalente al 2015, hanno presentato ricorso al riesame contro il no del GIP alla scarcerazione della donna. La decisione era giunta il 17 maggio scorso. La revoca degli arresti, sostengono i difensori, è stata chiesta per la mancanza di un grave quadro indiziario a carico della Calescia. In particolare, sostengono, il DNA della donna non è stato trovato sulle maniglie dei trolley dove erano occultati i poveri resti umani. Come è noto, l'ex fidanzato della Calescia, Tauland Pascio, figlio delle vittime, si trova attualmente detenuto nel carcere di Como ed è anch'egli indagato per questo duplice omicidio insieme al fratello della donna albanese e dovrebbe, a breve termine, essere interrogato dagli inquirenti. Un giovane è stato sottoposto a fermo nell'ambito delle indagini su una violenza sessuale che una straniera 24enne studentessa in vacanza nel nostro paese ha denunciato di aver subito nella notte tra domenica e lunedì a Marina di Carrara. La persona fermata è quasi un coetaneo della presunta vittima e sarebbe un extracomunitario. Il giovane è stato fermato su iniziativa dei carabinieri del comando di Carrara poco dopo la denuncia della giovane. Adesso cambiamo decisamente argomento, eccoci qua di nuovo in studio, perché c'è stata una nottata un po' movimentata a Firenze per una settantina di senegalesi che sono stati fatti sgomberare da un'abitazione occupata abusivamente, ma la situazione è tornata alla normalità ed è stata trovata una sistemazione per queste persone. Vogliamo una casa, perché ci lasciate senza casa? Vogliamo diritti. Erano scritte sul cartone le richieste degli oltre 70 somali sgomberati ieri dall'immobile di via Baracca 16. A due passi da piazza Puccini e Villa Demido a Firenze, gli sgomberati dalle proprietà di Unipol SAI, alla terza occupazione dal 2013, hanno vissuto per strada per oltre 30 ore. E dopo aver passato la notte su Ponte Enzo Ferrari, hanno trascorso anche il caldo del giorno fiorentino, che però ha portato buone notizie. I 79 somali di via Baracca sono stati divisi in 45 all'albergo popolare di Firenze, 21 tra Scandicci e Prato e 16 in albergo. Ieri avevano lasciato la strada ai vulnerabili e 4 donne che hanno passato la notte in strutture, mentre altre fragili hanno continuato la protesta, fra cui una donna giovane incinta. La resistenza, fatta insieme ad appartenenti dei movimenti per la lotta per la casa e i sindacalisti del SICOBAS, hanno portato ad una soluzione temporanea dopo lo stallo di ieri. Adesso l'abitazione non sarà più Ponte Ferrari, diventato sede di tende di fortuna, cartoni, coperte e luogo dove pranzare e cenare. I disagi al traffico sono stati diversi, con un grande impegno della Polizia Municipale e delle forze dell'ordine. Il clima era caldo, ma per fortuna non lo erano gli animi. È morto poco dopo l'arrivo in ospedale a causa delle gravissime ferite riportate un motociclista di 36 anni che è rimasto coinvolto questa mattina in uno scontro con un'auto avvenuto sulla variante della provinciale lucchese tra Pistoia e Montecatini Terme. E noi ci trasferiamo nel Senese, dove proseguono le indagini e anche gli iter giudiziari sul fronte dell'incidente gravissimo che subì, lo ricorderete, l'ex pilota e campione della Formula 1 Alex Zanardi.
Una vera battaglia oggi al Tribunale di Siena per la questione Alex Zanardi. Il processo non si vuole fare. Il duro affondo del legale della famiglia del campione è arrivato dopo che oggi la giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siena, Laria Cornetti, al termine dell'udienza si è riservata la decisione sulla richiesta di archiviazione per l'incidente dello scorso 19 giugno. La procura ha infatti chiesto l'archiviazione per l'unico indagato, Marco Ciacci, che si trovava alla guida dell'autocarro contro cui si è scontrato Zanardi, mentre con la sua handbike percorreva la strada provinciale a Pienza durante la staffetta obiettivo tricolore. Secondo la famiglia di Zanardi, il camionista ha invaso, anche se di poco, la corsia, ma per questo non può non ritenersi responsabile dell'incidente. L'avvocato Carlo Covi si è opposto quindi alla richiesta di archiviazione e ha chiesto al giudice un'integrazione istruttoria, ovvero di riaprire le indagini con ulteriori accertamenti tecnici sulla dinamica dell'incidente. Il legale dell'ex pilota ha chiesto anche al GIP l'imputazione coatta per il camionista indagato. Se c'è una linea continua, afferma, non si può invadere e ci sono le foto che testimoniano che il camion ha invaso la linea con le ruote anteriori. All'udienza era presente anche la moglie di Zanardi, Daniela Manni, parte offesa nel procedimento che ha preferito non rilasciare commenti al termine dell'udienza, lasciando spazio alle parole del suo legale. Parole dure, e chi glielo spiega adesso che è stata colpa sua, afferma. Se il camionista è innocente significa che Zanardi è colpevole di essersi ribaltato. È prevista per il 23 di giugno prossimo la sentenza d'appello nel processo per la morte di Duccio Dini. Il giovane fiorentino di 29 anni che fu travolto e ucciso durante un inseguimento fra cittadini rom il 10 di giugno del 2018. Il ragazzo era fermo con il suo scooter davanti ad un semaforo rosso. E noi adesso ritorniamo a occuparci di lavoro perché c'è stato uno sciopero al cartonificio fiorentino. Siamo al cartonificio fiorentino, un'azienda storica del territorio nella piana fiorentina, precisamente a Sesto Fiorentino. E dietro di noi la vedete, l'assemblea dei lavoratori che oggi sono in sciopero da questa mattina, esattamente come i lavoratori di Altopascio, loro colleghi nell'altra fabbrica sempre di Progest, l'azienda che gestisce anche il cartonificio fiorentino. Quale futuro per l'azienda? Ci sarà futuro nella piana fiorentina? Tante le risposte che i lavoratori vogliono e tanti motivi per scioperare quest'oggi. La principale è questa, la risposta per il futuro. Noi non chiediamo rivendicazioni economiche, chiediamo rispetto dei diritti e della dignità dei lavoratori. Chiediamo di poter lavorare in modo civile, cosa che la proprietà non fa perché non rispetta il contratto collettivo nazionale di lavoro. Chiediamo un organico adeguato perché, visto che c'è lavoro, è un'azienda che fa utili. Chiediamo un futuro per questo stabilimento, un piano industriale che dia delle risposte. Il cartonificio fiorentino è patrimonio della città di Sesto e della Piana e deve rimanere nella Piana. L'azienda ci deve dare delle risposte in questo senso. 100 lavoratori diretti, con l'indotto saremo anche 150. Chiediamo rispetto e risposte serie, non chiacchiere. E i lavoratori sono in sciopero. Oggi è sciopero di 8 ore con presidio davanti a Cancelli, perché c'è un problema generale che riguarda il destino in questo stabilimento. Stiamo chiedendo ormai da diverso tempo quali sono le reali intenzioni della proprietà rispetto al mantenimento dell'attività produttiva, rispetto alle intenzioni di investimento in loco. Presente anche il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, e alcuni membri del Consiglio Comunale. Sì, io sono qui a portare la solidarietà e la vicinanza mia, di tutto il comune e tutta l'amministrazione comunale. La vicenda che stanno vivendo questi lavoratori per certi versi è paradossale, una realtà che va bene, che non è in crisi, che non soffre della congiuntura economica, ma che nonostante tutto mette una pesante incertezza sul futuro di questo stabilimento. Questo credo sia inaccettabile, maggior ragione in un momento delicato come questo per il Paese, per la pandemia, per gli effetti che conosciamo. L'amministrazione comunale è vicina a questi lavoratori e chiede chiarezza sul futuro di questo stabilimento e sulla presenza sul territorio di una realtà produttiva che da decenni è presente a Sesto Fiorentino, che dà lavoro e che deve dare anche prospettive future però a questi lavoratori. Il riassorbimento degli ultimi 112 lavoratori licenziati da Bekaert potrebbe accendere una svolta nella gestione delle crisi occupazionali in Toscana. Il presidente della regione, Gianni, ha convocato per lunedì 31 di maggio a Figline Valdarno sindacati, associazioni di categoria e i sindaci del Valdarno Aretino, dai quali era giunta la proposta di mettersi in rete per gestire le ricadute occupazionali. Parliamo di un altro sciopero, quello di martedì 1 giugno, proclamato
e promosso dalle associazioni sindacali FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, FAISA CISAL e UGL, per chiedere il rinnovo di lavoro e il miglioramento delle condizioni lavorative di coloro che operano nella tranvia. Lo sciopero coinvolgerà anche il servizio appunto della tranvia fiorentina. Questo è quanto, adesso andiamo avanti con una purtroppo un'altra brutta notizia, perché è deceduto proprio nel giorno, fra l'altro il 50° anniversario di Armando Picchi, Tarcisio Burnic, l'eroe di Messico 70, di quell'Italia-Germania che finì 4-3 e Burnic segnò uno straordinario gol nei supplementari. È morto la notte scorsa alla casa di riposo San Camillo a Vittoria Puana dopo una degenza all'ospedale Versilia in seguito ad una malattia, Tarcisio Burnic, 82 anni, ex calciatore e allenatore. Nato a Ruda in provincia di Udine, viveva a Viareggio al quartiere di Città Giardino. È stato uno dei difensori migliori del calcio italiano, era conosciuto con il soprannome La Roccia, coniato da Armando Picchi, compagno di mille battaglie con la maglia dell'Inter della Nazionale Azzurra, con la quale è stato campione d'Europa nel 1968 e vice campione del mondo nel 1970. Città del Messico, nella semifinale con la Germania, segnò la rete del momentaneo pareggio sul 2-2. Passaggio arriva, Burnic, pareggio di Burnic, pareggio Burnic, 2-2. Con l'Inter di Elenio Herrera ha vinto 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali. Ha vestito però le maglie anche di altre squadre importanti, tra queste anche quella della Juventus con la quale ha vinto uno scudetto. Da allenatore ha guidato fra l'altro il Livorno e la Lucchese nella stagione 98-99. Se ne va sicuramente uno degli giocatori più amati dagli sportivi italiani, non solo di quelli dell'Inter ma anche direi di quelli delle altre squadre, perché era un generoso e ha sempre dato tutto. La salma è esposta alla casa funeraria Ferrante in via Fratelli Cervi a Viareggio. Presentati a Campi Bisenzio interventi e progetti relativi ai locali della Rocca Strozzi e al nascente museo di Gonfienti. Siamo alla Rocca Strozzi a Campi Bisenzio, uno dei simboli di questa città. Ci sono degli importanti lavori di restauro che sono andati avanti nel tempo, negli anni. Adesso siamo a conclusione. Stamani la presentazione degli interventi e dei progetti relativi ai locali della Rocca, al nascente Museo di Gonfienti e all'area circostante. Alla presenza del sovrintendente ai beni archeologici Andrea Pessina, che ha annunciato un importante finanziamento. Siamo qui anche per dare una buona notizia, e cioè la concessione di un finanziamento da parte del nostro Ministero di 3 milioni di euro per intervenire sulla Rocca per quanto riguarda i lavori di consolidamento, restauro e soprattutto per quanto riguarda la parte sismica. Verrà erogato a partire dal 2026, ma ci permette però quella progettualità che è necessaria. Da tempo ormai il nostro ufficio lavora sul Parco Archeologico di Gonfienti, che è in via di costituzione, l'abbiamo acquisito grazie a un finanziamento della Regione Toscana, un finanziamento importante. Stiamo cercando di ultimare l'acquisto dei terreni, ma i materiali che sono usciti da questo scavo verranno appunto a costituire, se vogliamo, l'anima del museo archeologico. Quindi da qui ai prossimi anni Campi Bisenzio, ma dico l'area fiorentina, ma dico la regione toscana e poi anche l'Italia, avrà il recupero completo della Rocca Strozzi. Un museo molto bello, accogliente, inclusivo, multimediale, quindi contemporaneo, che lavorerà molto sulla didattica, sul rapporto con i ragazzi, con le scuole, quindi laboratori. Insomma, sarà una cosa molto bella al passo con i tempi e che recupera appunto una storia importante. Arriva in Toscana il progetto TikTok Ti racconto l'Italia. La campagna TikTok hashtag Ti racconto l'Italia, sviluppata con l'obiettivo di valorizzare le tante realtà e culture locali dell'Italia, arriva in Toscana, la culla del Rinascimento, ricca di storia e cultura, borghi antichi e sapori. Senza tempo, la community social racconta aneddoti, storie, luoghi del cuore, modi di dire e tradizioni culinarie attraverso gli hashtag Ti racconto l'Italia e hashtag TikTok Toscana. Ti racconto l'Italia mette al centro la creatività dei creator e le varietà dei loro contenuti,
raccontati con un nuovo linguaggio comunicativo fatto di video brevi da 15 a 60 secondi che hanno reso TikTok parte dell'evoluzione della cultura contemporanea. Tra i creator toscani c'è Diletta Secco, una dei quattro ambassador del progetto Ti racconto l'Italia, che da qualche settimana ci sta portando in viaggio alla scoperta delle regioni italiane, di cui racconta le bontà della tavola e le bellezze paesaggistiche. Ringraziamo TikTok per l'impegno nella campagna, ha detto Leonardo Marras, assessore al turismo della regione, perché la ripresa del turismo, abbiamo più volte detto, passa inevitabilmente dal lavoro di squadra. Abbiamo accolto con favore questa iniziativa che si lega perfettamente alla nostra campagna di promozione Toscana Rinascimento senza fine. La bellezza della Toscana, quindi, attraverso gli occhi dei suoi creator, passerà da Firenze, Pisa, Lucca, Pistoia e tante altre città toscane che vengono raccontate e prendono vita proprio grazie alla community di TikTok. La serata di Toscana TV si apre alle 21.20 con Casa Viola e Lucia Petraroli, a seguire intorno alle 22.50 il settimanale di commenti politici Quo Vadis. È tutto per questa edizione, grazie di essere stati con noi, arrivederci.